Ciao ragazzi, dopo avervi mostrato come impostare la modalità Cold and Dark, ora passiamo a un breve tutorial su come impostare l'aereo. Non seguiremo ovviamente le procedure real perché non sono un pilota reale, in prima battuta, e seconda cosa, ovviamente sarebbe un tutorial molto lungo se dovessi seguire le checklist ufficiali. Per quanto riguarda le checklist, come avete notato, su PMDG non sono disponibili, in quanto un accordo con la Boeing li obbliga a non divulgare le checklist. Quindi l'unica fonte è internet o amicizie, se avete qualche pilota reale. Ad ogni modo, andiamo avanti. Come avevamo visto, avevo impostato la modalità Cold and Dark con la GPU. Quindi, come vedete, la ground power è available. Allora andiamo sul pannello superiore e iniziamo ad alimentare l'aereo. Attiviamo la batteria e chiudiamo il cage e attiviamo la ground power. Come vedete, l'aereo si è alimentato. Difatti, ground power ora ci mostra un corretto voltaggio. Se facciamo il check su standby power o generator e gen 1, non abbiamo voltaggi perché l'aereo non genera alimentazione. Fatto questo, andiamo subito sulla parte superiore dell'aereo e attiviamo l'ARS Nav. In questo modo l'aereo inizierà a verificare la sua posizione e attiviamo l'ARS display, che ci mostra fra quanto tempo in teoria l'ARS si allineerà. Tra qualche secondo si illumineranno i display, ma intanto volendo possiamo andare sull'FMC. Andiamo sull'FMC, qua mostra Enter ARS Position, perché ovviamente dobbiamo ancora impostare la posizione, ma possiamo andare su FS Actions. Su FS Actions possiamo dirgli quanto carburante ci serve per il volo, possiamo impostare il payload, verificare le porte e chiedere il pushback. In questo caso noi andiamo su il fuel, partiamo subito da qui perché questi dati vanno inseriti prima di poter impostare lo zero fuel e altri dati necessari per programmare il volo. Andiamo nella pagina fuel. L'aereo è preimpostato di default con un carico di circa 11.339 kg. Ovviamente questa cifra va modificata in base alla vostra tratta. Vi faccio un esempio. Noi oggi faremo uno stansted, anzi ve lo mostro direttamente su SimBrief, tramite SimBrief. Questo è Sim Toolkit Pro. Sono alla pagina iniziale e gli dico di caricarmi il piano di volo che ho generato su SimBrief. Automaticamente mi ha importato il volo e mostra anche la tratta. Questo è un programma gratuito. Possiamo selezionare il network se vogliamo online su Wazi, Mivao e quant'altro. Gli diciamo quale aereo stiamo usando nel caso l'avessimo creato nel database, ma ora non sto a spiegarvi come impostarlo, ci sono parecchi tutorial o magari un giorno se volete possiamo vederlo. Questo è il flight number, che in realtà sarebbe, il flight number è FR per quanto riguarda la Ryanair, il numero è fittizio, il mio call sign è Ryanair 1973. Andiamo su Fly Now. Ora ha caricato il piano di volo e possiamo andare su Load Sheet. Load Sheet mi dirà quanto carburante è necessario, quanti passeggeri abbiamo e l'eventuale carico di bagagli.
In questo caso per il nostro volo abbiamo bisogno di 7763 kg. Tenendo in mente quello, abbiamo detto 7763, possiamo arrotondare a 7770. Come vedete, il carburante a bordo è cambiato anche il livello del peso dell'aereo e anche i dati presenti qua. Volendo si può fare random, farlo full, farlo a due terzi, ma ovviamente è più corretto inserire i dati generati da SimBrief, che è abbastanza preciso. Successivamente andiamo su payload. L'aereo al momento ha 148 passeggeri a bordo su 148. Andiamo a ricontrollare il nostro load sheet e ci dice che abbiamo 143 passeggeri e li andiamo a inserire. Questo è il modo più rapido per caricare i passeggeri. L'altro metodo più lungo sarebbe andare su Ground Services e dire quanto carburante vogliamo a bordo, e lo rifornirebbe in tempo reale, circa 700 kg al minuto, oppure quanti passeggeri vogliamo a bordo, e potrebbe simulare il carico dei passeggeri e del cargo. Ai fini del tutorial oggi non lo faremo, andremo direttamente a inserire i dati per un carico istantaneo. Una volta fatto questo, questa pagina conviene tenerla su l'Airplane Service, perché da qui poi disconnetteremo la Ground Power Unit e rimuoveremo i wheel chocks. Possiamo andare a lavorare sull'FMC di sinistra. Pagina principale, l'IDENT. Siamo su un 737-700, stiamo attualmente utilizzando le IRAC del 22 aprile, che sono le ultime arrivate su Navigraph. Questo si aggiorna solo a pagamento. Engine rating è un 24K. Andiamo su position init, ossia diciamo all'aereo dove siamo. Attualmente siamo a, dicevo, Londra Stansted. Andiamo a inserirlo e GSS come reference airport. I quadrettini bianchi, il computer ci sta dicendo che gli servono dei dati, vuole sapere dove ci troviamo. Per dirgli dove siamo andiamo a pagina successiva. Il GPS ha calcolato la nostra posizione, premiamo il tasto e lo copia qua sotto. Torniamo alla pagina principale e clicchiamo sul tasto della riga corrispondente e come vedete ha preso i dati. E ora si sono allineati i display mostrando la nostra posizione. Prossimo step è il route. Noi faremo un Echo Golf Sierra Sierra come origin. Dopo aver inserito l'aeroporto di origine, inseriamo l'aeroporto di destinazione, in questo caso a Genova Sestri Lim J. Andiamo su destination. Ci sono due metodi per inserire il piano di volo: o lo facciamo manualmente oppure lo andiamo a pescare da SimBrief. Il metodo più veloce ovviamente è pescarlo da SimBrief, quindi facciamo Echo Golf Sierra Sierra Lima India Mike Juliet. Andiamo su Company Route e automaticamente si è caricato il piano di volo sull'FMC. Dovremo solo attivarlo. Andiamo su Execute. A questo punto, se andiamo nella pagina Lex, vedremo che ha pescato l'intero piano di volo. Fatto questo, andiamo su initref e possiamo iniziare a inserire i nostri dati. In questo caso lo zero fuel weight, ora che l'aereo è carico, possiamo inserirlo premendo sul tasto sinistro e copiarlo. Questo ha calcolato anche il gross fuel weight. Il carburante è già disponibile,
Il reserve lo vedete dal piano di volo, e un cost index in questo caso è 12, anche se diciamo che in linea di massima la maggior parte delle low cost volano con un cost index di 6. Transition altitude di default è settato a 18.000, che è il transition altitude specialmente per i voli negli Stati Uniti. Andiamo a inserire il transition dell'aeroporto attuale, lo troverete sulle cartine. Mettiamo ad esempio 5.000. Il cruise altitude, lo vediamo sempre dal piano di volo, sarà un 370. Diamo execute, non è necessario mettere i venti, no, possiamo anche farlo successivamente. A questo punto il computer già ci dice che la prossima pagina è Land 1 Limiter. In pratica ci chiede come impostare la fase di decollo. Possiamo decollare con un toga al massimo, oppure fare un derate, ossia anziché essere a 94.6 di potenza del motore, la farà con un derated, quindi applicherà meno potenza al motore. Col takeoff 1 applicherà il 92.5 di potenza, col takeoff 2 applicherà l'89.2. questo lo selezioniamo in base a lunghezza della pista, la temperatura, la quantità di carburante. Per questo volo facciamo un takeoff standard e anche una salita standard. Pagina successiva, takeoff reference, flap 5, si può anche volendo decollare con flap 10, ma diciamo in linea di massima il decollo avviene sempre a flap 5. Inseriamo il center of gravity, che poi ci dirà anche il trim. Premiamo sempre sul tasto della linea corrispondente e lo riempiamo. Ci dirà che dobbiamo avere un trim a 6,77. Visto che ce l'ha appena suggerito, lo modifichiamo subito. Scendiamo poco più sotto e vediamo che c'è il rotellone del trim. Noi dobbiamo spostare questa linea bianca alla corrispondenza del 6,77. Se avete disabilitato, diciamo, i pop-up che indicano la posizione esatta, dobbiamo farlo a occhio, quindi abbassiamo, dobbiamo portarlo verso il basso, fino a circa 6.7, che sarà più o meno fra la... questa è la tacca del 5, stiamo passando la tacca del 6 e deve essere a, diciamo, a tre quarti verso la tacca del 7. Direi che ci siamo. Una volta fatto questo, prima di poter inserire le V-speed, dobbiamo andare a selezionare la nostra departure e la pista in uso. La pista in uso sappiamo essere la pista 2.2, per quanto la SID, la standard departure, andiamo a ricontrollare sul piano di volo qual è stata quella generata da Simbrief, o eventualmente, se siamo online, verifichiamo col controllore di volo la pista e la SID in uso. Nel nostro caso verifichiamo sull'Operation Flight Plan, decolleremo dalla Charlie Lima November 2 Echo come standard departure e la selezioniamo qui. E come vedete è in linea tratteggiata ed è la rotta nuova generata dal FMC. Diamo execute, torniamo su takeoff e possiamo mettere le nostre V-speed. Una cosa però, in questo caso ora ha appena smesso di piovere, però la pista è ancora bagnata, quindi andiamo alla pagina seguente e comunque mettiamo wet. Cambiamo le modalità. Come vedete, se cambiate le modalità cambierà il takeoff speed. Noi abbiamo wet, annulliamo il messaggio,
torniamo alla pagina iniziale, non è cambiato di molto, ma comunque, diciamo, per essere un po' più fedeli alla realtà, impostiamo che la pista è bagnata. Fatto questo, direi che a livello di programmazione siamo a posto, andiamo a controllare le nostre legs, verifichiamo se non ci siano discontinuity nel piano di volo, e non ce ne sono, manca solo l'avvicinamento a Genova, che possiamo inserire anche ora. Il nostro piano di volo prevede andiamo a verificare, un Voghera 1 Quebec a Genova. Sarà un ILS Zulu 28 e Voghera 1 Quebec. Andiamo alla pagina corrispondente, selezioniamo, confermiamo. Non useremo transizioni per questo volo. Un altro check sui leg per vedere se ci sono discontinuity. Ce n'è una. Per eliminarla, tasto corrispondente, ha copiato il waypoint, quello successivo alla discontinuity, e lo copiamo nella discontinuity. In questo modo praticamente l'ha eliminata e ha ricalcolato, diciamo, le altezze. Diamo execute, mi raccomando, date sempre execute, altrimenti qualsiasi modifica che fate al piano di volo non viene salvata. Fatto questo, la configurazione dell'FMC è terminata, possiamo iniziare a settare l'aereo. Overhead panel, armiamo emergency light. In questo momento il pilota o copilota, a seconda di chi sta facendo l'ispezione, starà girando attorno all'aereo, e quindi noi attiviamo anche gli hydraulic pumps. In questo caso, se ci sono delle perdite di carburante o liquidi, chi sta facendo il giro lo noterà. Attiviamo anche i packs per far girare un po' d'aria. Preimpostiamo l'APU bleed e il left fuel pump, che useremo poi per andare a alimentare l'APU. L'aereo è già impostato su steady. E poi settiamo il flight altitude, la pressione. Il nostro volo arriverà a 37.000 piedi e quindi qua è sistemato. Come dicevo, potete seguire le checklist oppure farlo nel modo che preferite. Potrete fare la simulazione di tutti i device, i flap, il stall warning, il max speed warning, possiamo fare il test dell'impianto antincendio, si sono illuminate, il test del fire warning system, ok. Qua sotto è tutto preimpostato, l'ATC sullo transponder è 1234, metteremo premente 2000, se siete online quando contattate la torre vi darà lui il transponder da inserire nel box. Resettiamo e iniziamo a impostare l'MCP in base a alcune informazioni che magari già abbiamo. Abbassiamo un attimo qua e andiamo su l'N1 limiter. Sapevamo che il nostro takeoff come V-speed V2 ha un 1.38, lo inseriamo qui. La pista in uso è la 2.2, quindi impostiamo anche l'heading.
superato. L'altitude, inseriamo la salita iniziale, facciamo finta che ci abbiano dato una clearance per flight level 080, armiamo i flight director. Successivamente, allora, al momento siamo ancora col QNH locale. Ci sono due modi: o premendo il tasto B, che lo modifica andando a mettere il QNH effettivo, oppure se siete online o guardando sui sistemi, le cartine o sui simbrief, vi mostrerà il QNH locale. Ora, tornando al pannello superiore, iniziamo a attivare il sign seatbelt e non smoking S1, fasten seatbelt su automatic. Attiviamo i probe, lo yaw damper possiamo metterlo su on, i windows heat sono su on, possiamo accendere l'APU. Alcune linee aeree hanno l'obbligo di accenderlo praticamente poco prima del pushback, ai fini del tutorial lo facciamo subito. Ovviamente a livello ecologico è molto meglio accenderlo praticamente solo alla fine. Il primo, perché il generatore esterno consuma circa 10 kg di carburante all'ora, di contro l'APU ne consuma tra i 40 e i 60 all'ora, quindi ovviamente potete ben immaginare che lo smog generato dall'APU è notevolmente maggiore. Ok, l'engine è salito inizialmente a 7, ora torna a 4. Una volta stabilizzato possiamo dire all'aereo di utilizzare la corrente generata dall'APU. Fatto questo, torniamo al nostro FMC e possiamo dire di scollegare il ground power unit. È disconnecting. Verifichiamo di avere i freni di parcheggio armati e possiamo togliere i wheel chocks. Andiamo alla pagina delle porte. Le porte sono tutte chiuse perché abbiamo finito di caricare i passeggeri e il cargo. Questa pagina ora possiamo metterla sul, volendo, il piano di volo, pardon, nella sezione FMC, e metterla sulla pagina che preferite. Il progress, oppure i legs, oppure climb. Solitamente il pilota mantiene il takeoff reference e copilota seleziona la pagina necessaria. Ora siamo pronti per il nostro push start. Io personalmente preferisco il pushback di Microsoft Flight Simulator, quindi vado qui, gli faccio un pre-plan pushback, posiziono l'aereo e gli do l'ok. E facciamo request pushback. A questo punto attiviamo tutti i fuel pump, ve lo mostro da questa pagina, left pack e right pack su off, come sentite l'aria condizionata si è ridotta, isolation valve su automatic, così abbiamo abbastanza pressione per far partire i motori. Torniamo alla vista iniziale, rilasciamo i freni.
Oggi il tool mi dà un po' di problemi, non importa, va bene, uguale. Facciamo partire il motore di destra. Facciamo girare verso sinistra su ground e andiamo a controllare il motore. Ok, sta end spooling, sta aumentando. Arrivato a circa il 25%, attiveremo il carburante del motore di destra. Ok, verifichiamo che si spenga l'angel valve, perfetto. Ed ecco il motore che si sta partendo. E mentre il pushback è finito, mettiamo i freni. Vediamo l'aereo. E sentiamo l'aereo. Ora tocca al left engine. Arrivati al 25, apriamo il left fuel valve. Apriamo. Controlliamo le valvole che si chiudono. Ok. Positive engine start. E sentiamo il motore. Perfetto, i motori sono accesi, passiamo ai generatori 1 e 2, possiamo disattivare l'APU. Togliamo l'AP bleed, mettiamo left pack e right pack su automatic. Anti-collision light su on, position della luce su steady, taxi light on, L-nav e V-nav li possiamo settare, mettiamo l'autobrake su RTO, flap 5. Possiamo farlo o con la leva dei comandi oppure andando a premere il tasto corrispondente del flap, così raggiunge automaticamente la posizione corretta. E siamo pronti al rullaggio. Armiamo l'autothrottle e possiamo iniziare a muoverci.